Eccoci qua con Gianfranco Zola, dopo tanti anni torna nella sua aliena. Gianfranco, che sensazione hai provato a ricalcare la terra battuta del campo di Arenaglios? No, mi ha fatto piacere, insomma. Poco abituato al campo, però no, mi ha fatto veramente molto piacere. Poi era un'occasione veramente importante e speciale per me, quindi l'ho fatto con estremo piacere, anzi. Grazie alla Corrasi per aver organizzato questo primo memorial a mio padre, e grazie all'Olbia e al Taloro per aver partecipato, e grazie alla gente per essere venuta. Certo. Si dice che tuo padre sia stata una figura davvero importante nella tua crescita. Ecco, cosa ti ha insegnato, cosa ti è rimasto dei suoi insegnamenti? Beh, ma mio padre, insegnamenti ce ne sono tanti che ne ha dati, ma lui era speciale, insomma, ma questa non è retorica, insomma, era lì pronto a darmi il suggerimento giusto quando ce n'era necessario, ma anche a volte a stare in disparte, a lasciare che risolvessi io le situazioni. E questa è stata una cosa molto importante, perché a volte come genitore ti senti in dovere di intervenire sempre, invece no, lui aveva questa capacità che magari riusciva a tenersi in disparte quando era il momento giusto. Ecco, appunto, a proposito di figli, ecco, tuo figlio Andrea oggi ha vestito con te la maglia della Corrasi. Che differenze trovi rispetto al passato, appunto, adesso nel ruolo di padre, non più di figlio? No, è chiaro che lui vive in un mondo completamente diverso dal mio, però insomma, io sto cercando di dargli una mano per quanto mi è possibile. Per lui non è stato semplice fino adesso, perché chiaramente è sempre stato un po' sotto pressione, perché lui aveva un nome che a volte era anche scomodo, però sta dando del suo meglio, sta crescendo e sono contento, insomma. Poi vedremo, quel che sarà compito suo farsi valere, però l'importante è che comunque continui a comportarsi bene, questa è la cosa importante. Ecco, dal campo alla panchina, dopo questa esperienza col West Ham, tu sei stato tecnico delle nazionali, vanno di moda i numeri 10, è stato richiamato Baggio, insomma, alla fine il talento serve anche per magari uscire da questa crisi del calcio italiano. Questo è un momento importante per il nostro calcio, sicuramente. Credo che sia un momento in cui bisogna fare delle scelte importanti, anche a volte coraggiose. Però credo che la mossa di portare uomini di calcio dentro sia una mossa giusta, anche perché in questo momento c'è bisogno di fare delle scelte per il calcio, insomma, non politiche, non solo per migliorare, per cercare di dare un impulso vitale al nostro calcio, che in questo momento, onestamente, come tutti si sanno e vedono, è un po' difficile. Ecco, cosa ti senti di consigliare ai giovani sardi che intraprendono la carriera dei calciatori? Dopo di te c'è stato anche Cossu, che ha avuto un certo successo. Insomma, lo standard, il numero 10 piccolino, sta riscuotendo successi, è lanciato una moda. Ma perché c'è sempre bisogno di saper giocare a pallone. La bellezza del calcio è che comunque è composta, ci sono tante componenti importanti. L'aspetto tattico, l'aspetto fisico, che sono veramente fattori determinanti, ma comunque non si può prescindere mai dall'aspetto tecnico, dal saper giocare a pallone. Questo va fuori dall'essere 1,90 m o 1,80 m. Certo. Bisogna saper giocare a pallone, questa è una cosa che mi fa. E questo, secondo me, in questo momento ce n'è bisogno, veramente come il padre. Certo. Tornando a Oliena, tu che tipo di ambiente hai trovato rispetto a tanti anni fa? Allora non c'era la Pay TV, c'era forse più passione. Secondo te oggi il calcio è cambiato in peggio, come dicono alcuni, oppure la... È cambiato dappertutto, perché comunque i modelli con i fenomeni di comunicazione che abbiamo adesso, i mezzi di comunicazione di adesso si trasmettono in tutti gli angoli del mondo. Quindi questi modelli di comportamento si portano dappertutto. Però credo che realtà come quelle dei piccoli paesi possono essere l'inizio di migliorare. Insomma, il calcio, al di là di tutto, è un divertimento, è una cosa ludica, una cosa dove bisogna avere questo tipo di atteggiamento per essere creativi, per essere più positivi. Mi auguro, ecco, che questo sia il messaggio che si porta avanti. La Spagna è in questo momento un esempio, veramente un bel esempio per tutti. Giocano a calcio come veramente in maniera divina e stanno vincendo, quindi speriamo che tutti migliorino da questo punto di vista. Certo, e si dice poi che i sardi rispetto agli altri
gli altri italiani abbiano qualcosa in più, anche perché giocano di più, vivono più a lungo. Tu sei stato un esempio lampante, ancora oggi ti tieni in allenamento. Sì, ma questo è fondamentale, lo faccio per me stesso. No, in Sardegna abbiamo sempre avuto un buon bacino di... Abbiamo sempre prodotto giocatori di qualità e uomini di qualità. Speriamo che di continuare a farlo. Noi dobbiamo essere sempre attaccati alle nostre tradizioni, al nostro modo di essere. Quindi questo è un ingrediente fondamentale che tu faccia calciatore, che tu faccia l'impiegato, il ministro, che cosa... Certo, questo ti è valso poi insomma dei riconoscimenti anche nell'ambito extrasportivo, sappiamo insomma di titoli, delle onorificenze che hai avuto all'estero. Ecco Gianfranco, ti chiediamo anche un'altra cosa relativamente al tuo futuro da allenatore. La prossima panchina sarà italiana o straniera? Questo non lo so, vediamo quale sarà il prossimo scellerato che mi porta una panchina. Non lo so, adesso per il momento per me è importante crescere anche come allenatore, migliorare alcuni aspetti che sono importanti. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Gianfranco Zola, ti chiediamo soltanto di mandare un saluto a tutti gli amici del nostro sito, il terzotempo.net, che sono sparsi in tutto il mondo, e quindi... Allora, un saluto a tutti gli sportivi e gli appassionati del terzotempo.net. Grazie mille a Gianfranco Zola, in bocca al lupo per tutti.